Aspettavo un esito, un epilogo completamente diverso, tenuto conto obiettivamente che sia l'onorevole Ruggirello ovviamente, sia il Presidente del Consiglio Bianco hanno ovviamente architettato di voler sostenere ancora una volta questo sindaco. L'hanno fatto precedentemente e continuano a farlo. Purtroppo mi dispiace, perché mi dispiace in quanto le conseguenze che la città ancora dovrà subire sono notevoli. E credo che da queste persone non potevi aspettarsi e aspettarci nulla di diverso. Gli interessi di cui parlava ovviamente il sindaco, di chi sono? Sono forse di questi soggetti? Ma come fa a essere così incoerente e, consentitemi, anche così indegno? Fino a gennaio francamente era fuori dalla politica perché la politica lo condizionava, adesso ha cambiato completamente atteggiamento. Voi pensate che in 15 mesi possa realizzare uno dei punti del suo programma che non ha realizzato in 3 anni e mezzo? Ma vi aspettate a immaginare che la cosa possa essere diversa quando tutto è a rotoli? Però queste persone se ne assumono le conseguenze, i consiglieri sono semplicemente solamente le teste di legno, vi assicuro, sono semplicemente solamente teste di legno che non hanno nessuna autonomia, nessuna capacità, l'hanno dimostrato semplicemente di essere attaccato ai 4 spiccioli che in qualche modo prendono, perché francamente per consolarsi. Adesso però un dato c'è, quantomeno di chiarezza, un solco tra maggioranza e opposizione. Per certi versi è vero, perché sostanzialmente è vero che c'è un solco, ma anche i 15 che hanno votato ovviamente la mozione sono politicamente comunque diversi l'uno dall'altro, quindi immaginare che ci sia un'aggregazione che viene condivisa nell'ambito appunto degli atti mi sembra un po' inverosimile. Sta sicuro un fatto sicuramente certo, che ancora questa amministrazione ancora avrà maggiori difficoltà di quelle che effettivamente le ha avute già dal punto di vista prettamente naturale, cioè nel senso che non c'è una maggioranza, e quindi vi lascio immaginare quali saranno le conseguenze sotto l'aspetto amministrativo, di peggio ancora peggio.